Il poliziotto che avrebbe sparato a un ghanese sabato a Termini, in una stazione Termini, presso di questa famosa stazione italiana, pensate che sarebbe indagato dalla procura per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. L'agente avrebbe sparato a quest'uomo di 44 anni di età, di nazionalità ghanese, ma non è sicuro che sia effettivamente proveniente dal Ghana, il quale brandiva e agitava un coltello se stesso, andando a terrorizzare la zona per alcuni minuti. Sarebbe un atto dovuto, da come si legge sul web, per procedere con le relative verifiche di rito. L'africano, vi ricordo che attualmente sarebbe ricoverato in stato detentivo nel Policlinico Umberto I della capitale, non sarebbe però in pericolo di vita. Il relativo fascicolo sarebbe stato già aperto. Si tratterebbe nella fattispecie concreta di un fascicolo di indagine. Ecco, mi permetto di dire due o tre cose a proposito di ciò, fornendo la mia opinione, ripeto, sottolineo la mia opinione. Bene, trovo assurdo che ci sia un'indagine nei confronti di questo poliziotto che secondo me ha svolto il suo dovere, il suo compito. Il ghanese, o meglio l'africano, brandiva un'arma, un coltello, secondo me poteva fare del male a qualcuno, per fortuna non ha fatto del male a nessuno, però c'era il rischio. Quindi, secondo me, al fine di reprimere che quest'uomo potesse andare a fare del male a qualcuno, il poliziotto, secondo me, si è sentito obbligato nello sparare un colpo di pistola. Questo è quello che penso. È un atto dovuto il fatto di sparare? No, perché in teoria non bisognerebbe sparare, però ripeto, ricordiamoci che questo africano aveva con sé un coltello che brandiva, che portava con sé. Appariva, risultava piuttosto esagitato, ripeto, sottolineo, appariva piuttosto agitato, esagitato, che dir si voglia, di conseguenza per reprimere, per, diciamo così, evitare che quest'uomo potesse andare a fare chissà che cosa, il poliziotto si è visto, tra virgolette, obbligato, costretto a utilizzare un'arma, a sfruttare la pistola. Ricordo a tutti che non l'ho colpito in una parte vitale del corpo, ovviamente, ma l'ho preso in una parte non vitale, tanto che adesso si trova l'africano al Policlinico Umberto I della capitale, ok? E non sembra apparire in gravi condizioni, va bene? Ecco, forse se quell'uomo, se quel poliziotto non avesse sparato al ghanese, o meglio all'africano in questione, probabilmente il ghanese, o meglio questo africano, avrebbe fatto chissà che cosa. Ok? Quindi io dico, trovo assurdo, è una mia opinione, sia ben chiaro che la procura abbia aperto un fascicolo di indagine nei confronti del poliziotto, stima nei suoi confronti, nei suoi riguardi, secondo me ha fatto bene a sparare. Io non sono una persona cattiva, non sono una persona che va contro gli interessi di chi che sia, io ripeto, sto esprimendo semplicemente la mia opinione. Grazie a tutti, il video termina qua, iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate. Una buona serata a voi tutti, da Leandro, conosce il narratore italiano.